Ben ritrovati, ci troviamo al Parco Canile Empa di Monza, siamo qui con Stefania e con Ciao. Il nostro amico Flop. Esatto, Flop è un cagnolino che è appena arrivato nel nostro canile, è stato trovato vagante, quindi è arrivato da noi da poco, ha 3 anni. È molto socievole, come vedete, nei confronti delle persone. Abbiamo fatto un po' di prove anche per vedere come fosse con gli altri cani, anche con i gatti. Al momento è risultato bravo e buono con tutti. E sembra molto affettuoso anche. Sì, è molto carino. Stiamo procedendo anche a fare i controlli, diciamo, sanitari di prassi per verificare appunto che stia bene tutto. Ecco, Flop ha bisogno di un'adozione. Che tipo di famiglia sarebbe ideale per lui? Allora, lui adesso sembra molto tranquillo, ma in realtà somiglia molto al Jack Terrier, che è un tipo di terrier appunto. Quindi è un cane da caccia, gli piace tanto usare il naso, gli piace tanto esplorare nel verde, quindi andrebbe bene per lui anche una famiglia alla prima esperienza, perché lui è un cane molto docile, però che abbia tanto tempo da dedicargli per fare attività con lui. Ecco, è un cane che può stare bene in appartamento o in un giardino? Allora, in realtà in entrambi i casi, nel senso che potrebbe stare in appartamento e potrebbe stare anche in una casa col giardino, l'importante è che viva poi a contatto con la famiglia all'interno di casa, insomma. Ecco, nel caso la famiglia avesse altri animali in casa, può andare d'accordo? Allora, dalle prove che abbiamo fatto noi qua, assolutamente sì. Ovviamente, per toglierci ogni dubbio, nel caso di convivenza con un altro cane, di solito facciamo sempre una prova con il cane o con l'animale con cui lui dovrà andare a convivere, diciamo. Ecco, quindi speriamo che Flop trovi presto una famiglia. Esatto. Per adottare o avere ulteriori informazioni, contattare il Canile di Monza al numero 039-835-623 oppure mandare un'email a canile@enpamonza.it.